Hai ammazzato una zanzara? No, ho fatto il ciak. Ah, era il ciak. Salve ragazzi, siamo pronti per partire. Vi abbiamo detto nello scorso episodio che dopo aver messo a posto un po' di cose, soprattutto fatto un po' di cose per noi per preparare questo lungo viaggio, l'avremmo affrontato proprio, cioè non affrontato per intero, ma iniziato oggi. Allora, la signorina Manny vuole andare di là, oltre le montagne. Vai, che è già quasi mezzogiorno. Allora partiamo subito. Sì, ma devo dire che laghi poco. Te l'ho detto! Sembri un grillo. Boh. Guardala. Ma io sono qui, oh! Ma mi vedi? Ah, Oh, adesso. eccoti! Madonna, che scatti che fai! Sei sparita nel nulla. No, anche tu scatti, ma non so chi è dei due. Ma io credo che sia tu, perché cavolo, se Eccoti! no. Ah, eccoti qua. Non mostri dove stavo io dove stavi tu. Ferma! No, ma io sono dietro di te adesso! Va bene, io ti vedo sempre come una cavalletta. Allora, vedi laggiù. Ma come Io ti vedo come un cavalletto. il cavalletto? Salve ragazzi, per la seconda volta di oggi, perché abbiamo avuto un problema col server, abbiamo dovuto interrompere praticamente le registrazioni, farci una mega sudata per ristabilizzare la questione. Probabilmente mi vedrete vestito in un'altra maniera, mi vedrete completamente in un'altra maniera, non solo vestito. Insomma, siamo riusciti però a risolvere il problema. Chiaramente non ho tolto l'altra parte perché altrimenti saremmo partiti da qua e voi avreste detto: ma che cazzo è che siete in mezzo a queste montagne? Il viaggio l'abbiamo cominciato, lo continuiamo da adesso. Comunque, sì, sono passati 2 giorni, io non ho praticamente registrato perché mi sono solo sbattuto. Guarda lì cosa c'è. Subito cose da portare a casa, lì le zucche, le vedi? E niente, ragazzi, sarà un po' in ritardo con i video perché ho dovuto passare 2 giorni a rompermi i coglioni dietro a sta gente che mi vende il server. E siccome io ci tengo a questa serie e anche a voi piace, alla fine gli ho dato la priorità a sto fatto. Ragazzi, stiamo seguendo la direzione iniziale, ovviamente. Vedete, abbiamo superato i monti, quelli loschi che c'erano di fronte a casa nostra. Ma cos'è quella roba lì? L'appeto volante di roccia. Se ne frega. Andiamo, andiamo. Perché ti sei fermata lì? Andiamo. Dove andiamo? E qua il viaggio è Ma sul lungo. tappeto della volante di roccia no, No, eh? sul tappeto non c'è un cazzo. Noi dobbiamo andare in lungo e in largo e trovare roba. Perché Ok, e scaline, perché Manny non Manny è riesce. mezzo handicappata. Sì, te le sto facendo io. Non vorrei mai che dobbiamo imbarcarci. Dov'è? Ma dove sei? Ah, eccoti. Vedi qui. Vai, facciamoci una barchetta. Aspetta, aspetta, però qua si continua a piedi. Proviamo a vedere. Ma andiamo, mamma. No, no, lì verso quella collina che è sempre nella stessa direzione, dobbiamo solo deviare un po'. Non fare le facce, che io poi non ti vedo con gli occhi, ti vedo con gli occhi del cervello, però. Gli occhi della mente. Sì, effettivamente qua. Sì, effettivamente dove sei? Dai, Mi stava antipatico. dai. Mazza che volo. Allora, per fare le barche, visto che ci dobbiamo imbarcare, e la smetti! Allora, meno male che mi sono portato un po' di legna. Allora, uno e due, mi Io non so raccomando. nuotare. Mettimi la musichetta, quella tipo Art Attack. Art Attack? Perché ora mi devi spiegare come si suona barca. No, tipo non Art Attack, tipo Re-educational Channel. Vabbè, ho capito. No, No. intanto hai già sbagliato, devi stare sulla riva. E sono sulla Ok, riva. metti la barca in acqua. Ok, premici col destro. Pronti, non mi venire addosso. Madonna. Dai, dobbiamo andare sempre verso quella direzione lì. Abbiamo fatto un viaggetto in barca un pochino stupido, perché in realtà questo era un prolungamento, secondo me. Occhio. Qui c'è altra erba. Un sacco di mucche, questo è un fiume gigante, guarda che bello però.
Guarda quante mucche! Mucche! Certo che qua sensazione di deserto proprio non ce n'è, eh? Diventa sempre più florido sto posto. Oh, lì mi sa che c'è altro mare. Oh cazzo! Sotto anche una gamba. Esatto, quindi occhio, vieni per di qua. Vieni per di qui. Io sono andato per di qua. Infatti hai fatto bene, vedo. Sono cascato dall'albero. Ma Manni, ce l'hai tu la tua barca? No, io ti ho detto prendila. No, allora ho perso la mia. Ho perso una barca, vabbè. Sì. Grazie. Andiamo. Allora, metto la barca giù e ci andiamo sopra. Guarda, qua è proprio aperto il mare, eh. Guardala come va via motore. Mannice! Mannice! Aia, mi stai sbattendo. Ti sto sbattendo. Sbattendo. Ci sono seppie, levati, fatti a destra. Sì, tranqui. Sì, ma quanto tempo ci mettiamo qua a navigare? Perché cioè, io se mi guardo intorno mi viene l'ansia. Occhio, madonna! Ma che cosa vuoi? Ma sai che siamo in mezzo all'oceano a piedi? Guarda, l'unico culo è che c'è quell'isoletta lì. No, aspetta. Donna. Che cosa vuoi? Vieni con me. Vieni, andiamo su quella, vedi quella cosa di sabbia. Ma l'isoletta è più vicina. Ma noi dobbiamo andare di là però. Vabbè, dopo ci ritorniamo. Stai andando nell'isoletta? Sì. No, allora ci separiamo, io vado nel coso di sabbia. No! Ciao Jack. Manni! No, Jack! Manni, occhio che in questa versione hanno aggiunto gli squali. No. L'ho letto nel changelog della 1.8.8. No, stai scherzando? No. No, dai, stai scherzando. Sono gli squali cattivi. Dai, non mi prendere in giro. D'altronde qualche pericolo in mare lo dovevano mettere. Oh, dai, no, vieni qui, ti prego. Ma perché sei più vicino? Sì, ma Manni, se tu cominci a distruggere barche dobbiamo raccogliere anche un po' di legna. non è possibile che ci serve una barca per ogni... Ma tu stammi a distanza per ogni... Ho capito, io non ho gli specchietti. Ma se tu per evitare le seppie fai una virata dritta contro di me, stai venendo. Ma non posso salire dietro di te. Non puoi, è monoposto la barca, sennò affondi. Dai, vai davanti. No! Ma perché? Vai via! È nu però, lo fai a posto! Ero fermo, cazzo! Non è vero. Stai muovendo tu, qual è la direzione questa? Qua intanto stiamo andando in Australia. Eccola! Questa è grossa, sì, dai, ci siamo. Ci siamo? Sì, a voglia. Non è deserto, ma è qualcosa. Vabbè, qui, attracchiamo qui. Dove? Qui su questi isolotti. Sulla dependance. Anche se... No, è pieno di creeper. Ma stai scherzando? Guarda quante bestie che ci sono. Io la voglio ammazzare la strega, però. No, mi ha preso di mira con l'ampolla, sta puttana. Non mi toccare. No. Sono velenoso adesso. Non ti tocco. Sai che cosa serve contro ste ampolle di ste stronze? Carne di asino. No, non danno la carne quelli. Ah. Cosa le ammazzi? Comunque, se avessimo avuto le mucche, potevamo portarci dietro il latte nel secchio, che se si beve il latte va via l'incantesimo. Comunque, vabbè, mi sono ripigliato. Quarto giorno completo in mare. Guarda che bel tramonto. Dove cazzo è Manni? Eccola. Adesso incontriamo qualche baleniera, un cacciatorpediniere americano. Signore e signori, stiamo percorrendo il Pacifico. Tra 3 settimane arriveremo... Ma lì sotto cosa c'è? Quello è un tempio del mare. E cosa fa? No, è molto pericoloso, non dobbiamo cagarlo. Ah, ok. Però io ci andrei. Sì, tu ci andresti. Non arrivi neanche all'ingresso. Finalmente una mezza soddisfazione. Adesso ragazzi sarà un casino non far morire Manni nel tempio. Mamma, se muori prima tu quando...
tu mi diverto. Cosa vuol dire se muori prima tu? Dobbiamo morire per forza. Manni, stai attenta perché nella sala centrale del tempio, cioè questa, c'è il tesoro sotto, ma se ti butti ci sono le pedane con la dinamite ed esplodi. Quindi quello dove che... Dove vai? Dobbiamo andare qua sotto, vedi, guarda, guarda. Aspetta, va, ti faccio la... Guarda sotto, okay. Vedi che c'è il tesoro. Qui è probabile pure che troviamo sella per cavalli e quant'altro, quindi dobbiamo però stare attentini e scendere pianino così. Poi una volta che siamo giù, distruggiamo la pedana trappolosa e ci fottiamo il malloppo. Yahoo! Aspetta che accendo. Come stai andando giù? Cioè, scava, scava, scava dritta, tranquilla, scava dritta, non farti le scale. Guarda. No, c'è? Perché hai aperto un lì? Perché li voglio, questi qua ce li portiamo a casa, mamma. Così se mi fai incazzare. Voilà. Siamo vivi? Ok. Sì. Bella lì. Dai, prima soddisfazione di viaggio, scrivilo sul diario. Allora ragazzi, direi che dopo aver svaligiato il primo tempio deserto che abbiamo trovato, questo episodio lo chiudiamo qui, continuiamo il viaggio nel prossimo, noi continuiamo ad andare. Dal deserto del Minecraft Hara è tutto, anzi no, forse no, perché non sappiamo se è finito. Ci vediamo nel prossimo episodio, lasciate 10-15 like se volete subito il prossimo. Manni saluta.